Ciao a tutti, siamo qua sulla laguna di Chioggia e oggi ho avuto l'opportunità, grazie a Damiano che ha messo in mezzo innanzitutto e a Nicola, di venire a provare a fare una pescata a spigole. È un'esperienza ovviamente che attendevo con ansia, già ce l'avevamo organizzati da un po', ma la spigola ha questa cosa, bisogna che ci sia marea e meteo abbastanza favorevoli, a giusto? A favore, sì. Questo è sicuramente un primo fatto. Potremmo appunto adesso farvi vedere qualche immagine di pesca. La situazione in cui ci trovavamo com'era, Nicola? Oggi pesci apatici, non avevano proprio voglia di mangiare. Abbiamo provato a VTD con il popper, con le gomme e niente. Oggi solo jerk e neanche jerk cercato normale, ma gli piacevano proprio veloce, cioè un recupero proprio velocissimo e siamo riusciti, dai, a dare male qualcosina. Il recupero, dai, ha fatto la differenza. La scelta del recupero a suon di, questo fa capire che, e non solo abbiamo provato gomme, darter, tutte le esche possibili e immaginabili, e infatti a volte paga molto essere comunque flessibili, poter provare della roba per individuare quello che è la situazione che loro gradiscono. Oggi il meteo com'era, Damiano? Era perché quest'annata qua vedi che la temperatura non è proprio bassa. Sì, oggi dovrebbe siamo essere, l'acqua fa ancora 20-25 gradi, sicché non sono tanto frenetiche queste spigole. Poi oggi c'era anche il vento da terra che non era proprio buono. Tutti questi fattori qua ovviamente rendono più difficile la pesca, però sei qualcuno che ti porta comunque in dei posti che sono positivi e comunque c'è chi ha esperienza un attimo per quanto riguarda le possibilità, alla fine il risultato siamo riusciti a cavarlo, no? Sì, dai, diciamo che oggi il tempo non era il massimo, vento a sfavore, meteo a sfavore, meteo nel senso delle maree, perché non c'erano delle maree. Però siamo partiti un po' male. Siamo divertiti. Sì, abbiamo fatto una mattinata un po' complicata, nel senso dove abbiamo dovuto cominciare a ingranare un po' questo discorso. Sì. Diciamo che oggi siamo partiti un po' con tre artificiali diversi. Abbiamo visto qualche sbollata con il VTD, ma non mangiavano. Qualche tocco sotto a gerche, e dal tocco sotto a gerche abbiamo provato a cambiare proprio il recupero. E andando veloce abbiamo visto che comunque non lasciavano andare via l'esca. Che è un modo atipico di usare il jerk, perché se uno ti dicesse usalo così, tu diresti sto qua non è capace di pescare. Invece è proprio quello che il pesce voleva oggi. Oggi voleva questo. Quindi non bisogna fossilizzarsi con la testa su troppo a seguire le istruzioni che sono scritte dietro la scatola. Esatto. Tanto direi che bisogna dar fastidio, recuperato proprio a dar fastidio. Forse abbiamo bisogno della reazione di... Infatti tu sentivi delle tocche quando recuperavi. Non prendevo niente, sentivo dei tocchi ma non vedevo niente. Dopo, cambiando proprio il recupero, abbiamo visto che... Come mai ti è venuta questa idea? Perché proprio questa cosa qua? Perché sentivo dei tocchi e quindi, e dopo fatalità, ho visto un recupero di Damiano che quando rallentava l'artificiale il pesce si tirava indietro, appena aumentava e andava dietro. È vero, è successo anche a me. Provato sto recupero veloce da là, dai, qualche soddisfazione se l'abbiamo tolto. Beh, sì, e dopo comunque anche bisogna un po' dar fiducia a un artificiale, nel senso non è che ha senso cambiare mille jerk o mille VTD, nel senso bisogna dare un po' di fiducia. Comunque siamo partiti all'alba ed è quasi metà pomeriggio. Certo, nel senso non è la roba che puoi sperare di fare due lanci a vedere i branzini che ti saltano in barca. Non ci siamo resi subito, abbiamo aspettato il momento d'acqua, il giro d'acqua giusto per calare, abbiamo fatto come il crescente, poi abbiamo aspettato anche il calante e anche il morto, il giro d'acqua, e diciamo un quarto di calante abbiamo avuto la soddisfazione. Adesso manderemo comunque un po' di immagini della pescata
magari metterò qualche commento sulle immagini, però sostanzialmente questo è come è andata. Comunque, come diceva Damiano, è una pesca dove bisogna essere pronti un po' a sacrificare, quindi svegliarsi molto presto, avere la pazienza di entrare in acqua nel momento giusto e dopo insistere, battere, martellare. E armarsi di pizzette di Manfredi. Esatto, per passare anche una bella giornata, perché dopo si passa una bella giornata in compagnia e poi possono essere... una, 5, 10, ma comunque le catture, già scappottare è un ottimo risultato, insomma, questo volevo dire. E comunque abbiamo fatto più di 5. Comunque abbiamo fatto più di 5, dopo vabbè, magari proviamo a vedere qualcosa, non lo so. Possiamo dare qualche magari consiglio su... Certo. No, magari qualche spot, posti, con magari uno che si approccia a questa pesca. Sì, volevi dare i punti GPS di Damiano? No, assolutamente no. In realtà sono i miei. Ma sono... Viene a pescare solo bendati. Esatto. Infatti però... non vedo niente dietro questi occhiali, cioè in realtà sono stati spezzati con lo spray o me li levo solo quando posso lanciare. No, nel senso che magari uno che si mette in questa pesca non sa dove andare, sicuramente non va in un canale profondo, ecco, una pesca almeno noi la sviluppiamo su poca acqua, quindi su dei laghi, su delle secche, e magari dove ci sono qualche macchia di posidonia, di sabbia, che dopo si vedrà, penso, si vedrà l'immagine. Le spigole girano là e dopo bisogna capire un po' qual è il posto più buono con un giro d'acqua piuttosto che l'altro, e dopo là bisogna, insomma, ore euro ogni punto, dai, 50 euro ore e ore di barca, sì, anche queste, queste cose qua dopo insomma arrivano. Ah beh, certo, ma infatti comunque penso che ognuno, chi vuole approcciarsi un po' a questa pesca qua, innanzitutto deve andare a studiarsi gli spot per conto suo, girare, cercare di capire, però le caratteristiche sono quelle, ad esempio nelle lagune che frequentiamo, già trovare il posto dove il pesce può tendere l'imboscata, insomma, no? Esatto. Questo è un po' la caratteristica comune, che può essere diverso poi, perché è molto varia anche la laguna, quindi ragazzi... pedalare. Sì, dopo anche appunto dal posto dove magari che si va ad insinuare queste spigole, ci va anche l'esca, che magari non so. Ah, certo, sì. Piuttosto che mangiano una guglia, si mette un jerk che assomiglia a una guglia. Se si va a mangiare cefalo, si mette un'esca un po' più grande. Se mangiano dei bianchini, si possono usare gomme, se mangiano la galla, UTD, tutte cose che comunque ci vogliono un po' di... Certo. Sta pesca è bella, perché bisogna mettere un po' anche del nostro, un po' di inventiva, ecco, non è una pesca scontata. Ah, poi la spigola, ho visto, può essere aggressiva, però nei momenti in cui ha effettivamente voglia di essere aggressiva, se no è anche molto bravo, quello è il termine che cercavo. A te, Damiano, è sempre facile per te prendere le spigole? Perché... No, non è facile, come si vede dalle foto, dai video. Perché... No, infatti, perché vedo le foto con dei petardi. Sono settimane di uscite, fino a che dopo capisci, trovi il giorno giusto e le posizioni giuste, le uscite d'acqua giuste, i cosiddetti gabbi, dove scola l'acqua, e là che ci sono le spigole. Sì, ma Damiano, spieghiamo, perché poi usiamo dei termini nostrani qua. Il gabbo cos'è? Il gabbo praticamente... tu vai nelle secche trovi un'altra canaletta dove l'acqua è profonda, ok, e lì si insidiano tutte le spigole, là si nascondono le spigole e vanno in cacciata, che è un punto di passaggio, è un punto di passaggio, perché l'acqua là tipo si incanala come in questa canaletta e lì ci stanno le spigole. Ok, perfetto. Quindi vabbè, anche avere comunque dei setup, un'attrezzatura giusta è importante, Nicola, giusto? Sì, dopo per esempio è un po' soggettivo, ma la base, diciamo, molto, sì, se voglio mulinelli comunque recupero veloce, magari dai 3.000 ai 5.000, ecco, non di io più. Oggi purtroppo ho portato sulle mie canne un mulinello, non mi ero accorto del recupero lento, l'ho invertito e mi sono trovato un po' in difficoltà, cioè ho dovuto veramente menare come... veloce, quindi dei mulinelli che vanno dai 2.500, 3.000 fino a 5.000, magari un 5.000, un 4.000 va bene per usare una canna a jerk, quindi magari un po' più rigida, e almeno personalmente un mulinello un po' più piccolo, tipo un 3.000, con una canna un po' più morbida, che la uso esclusivamente a VTD, stop. Però dopo anche là è un po'
soggettiva, però solito. Sicuramente, perché guarda, ho visto sulle canne da spigola in particolare, visto che c'è gente che la fa in laguna, gente che la fa in scogliera, sì, gente che la fa in spiaggia, gente che la fa in foce, può essere molto varia la situazione, canne lunghe, canne corte, però di base la base è questa. Dopo comunque trece fine, magari parliamo di P1, sì, diciamo 1 e 1 e 2 sono le misure che servono comunque, perché si usano 1 e mezzo, sì. Perché comunque si usano artificiali che vanno dai 8-9 grammi fino a 14 grammi, quindi serve comunque una canna che lanci, sì, perché più lanci più acqua si batte, quindi più facilità si ha a prendere la spigola, insomma, più opportunità, ecco, diciamo. Ah, certo, poi i gusti sulle canne non sono uguali per tutti quanti, però di base comunque queste sono trecce, fili. I leader, ad esempio, Damiano, so che tu pescavi bello grosso. Io pescavo con P2, sì, P2 0,40 e terminale, mi sono sempre trovato bene. Però adesso ti faremo provare qualcosa di più sottile, però vedi, ad esempio, ognuno... Io pesco tutto contrario. Lui pesca contrario. Perfetto. Però ne perdo tanti, cioè dire questo, lui non li perde. Può capitare lo spigolone della vita, è la... Sì, che lo devi forzare. No, infatti qua sono scelte. Però a volte fa la differenza, anzi, fa la differenza. Specialmente col VTD, essere più fino, terminare più fino, treccia un pochettino più fina. Beh, il VTD è importante comunque avere terminale fino, perché sennò... Però tutte cose che ne fai a uscite di pari, a capirti. Certo, magari il tuo modo di pescare, esatto, è quello che è, cosa che devi combinare. In effetti, le basi, sì, sono queste, però... Non si può imbrocare tutto giusto subito, questo è un fatto. No, si parte dalla base e dopo personalità, cioè nel senso... Ci vuole personalità, ci vuole provare e non, anche provare a caso, non si sbaglia, nel senso, magari sì, giorno sì. Là. È vero, è vero. Ma infatti, è quello che dicevo prima, a volte pensare che esistano le istruzioni scritte che tu devi seguire sono quelle, è sbagliato. Nel senso, quindi le basi sì, che sono più o meno quelle che abbiamo detto noi, che poi abbiamo sintetizzato un sacco di consigli tutti insieme che la gente mi chiede continuamente. Però dopo ognuno ci deve mettere del proprio, giusto? Sia per l'attrezzatura, sia per prendere i pesci, sia per tutto, ma anche per divertirsi, no? Cioè, nel senso, anche esatto, quello divertirsi. Comunque l'esempio ce l'abbiamo oggi, abbiamo fatto a caso provare a recuperare veloce e abbiamo iniziato a prendere tutti quanti recuperando proprio come matti, che sono... Sì, sì, che sono una roba insensata, però mangiavano così. Però loro gradivano questa cosa qua. Esatto. Molto bene. Buenos. Adesso cosa facciamo? Abbiamo concluso la pescata? Dobbiamo pulire la barca. Dobbiamo pulire la barca, esatto, perché prima il piacere, poi il dovere. Aperitivo e a casa. Esatto. Felici e contenti. Quindi grazie ragazzi e spero mi farete venire ancora perché mi sono divertito un sacco. Bene, comunque stanchi morti, ma felici. Ciao a tutti quanti ragazzi. Aloha.